Sì, Giroud a Ma Giroud non aveva Milano. trovato a casa, Sì, che era aveva andato a giocato col Cagliari casa. il sabato e lui l'aveva riscontrato, mi sembra, o lunedì o martedì. E poi quanti giorni sono passati? Lui dopo 10 giorni era negativo. Oggi è il decimo di Teo Allora, e... visto che abbiamo aperto sul Milan, restiamo un attimo sul Milan, poi andiamo anche su Juve Inter. In vista della gara col Bologna, che cosa possiamo aspettarci? Che cosa ci possiamo Rientro di aspettare? Rebic. Rebic, ieri ha corso sulla sabbia ed è un buon segnale. Se oggi torna a lavorare in gruppo, torna a disposizione, vediamo se dalla panchina o dall'inizio. Ci sono buone chance, però ci vuole anche sempre molta prudenza, soprattutto di questi tempi. Lui potrebbe essere recuperabile per la panchina, più per la panchina che dall'inizio. Rientra Kessié, che era squalificato in settimana in Champions League. Teo Hernandez, c'era qualche speranza per la panchina, ma abbiamo detto, e quindi sono i soliti. La coperta è ancora piuttosto corta. Diciamo che torna Quindi a sinistra utilizzabile Ballo Touré. Castillejo. Lì è un po'. Si capirà dopo l'allenamento di Oppure oggi. può giocare Kalulu e Calabria. L'ultima volta io farei giocare Romagnoli a sinistra, fermo lì con davanti Leao che può fare quello che vuole. Però gioca sicuramente Calabria, da capire se a destra o a sinistra. Io credo che possa giocare alla fine Kalulu a destra e Calabria a sinistra, che mi sembra la cosa più normale, con l'idea Romagnoli che però penso, temo sia soltanto mia o per fortuna. Per il resto potrebbe fare un turno di riposo Tomori, che è sembrato un po' faticato in settimana. Con l'idea Romagnoli-Kier o comunque Tomori-Kier davanti a Tatarusanu. A centrocampo sicuro che sì, ballottaggio tra Bennacer e Tonali. A Quindi che destra, si è tornato sostanzialmente sì, nel anche perché non ha giocato in suo settimana. status di Sì, titolare del sì. centrocampo. A destra, ballottaggio tra Salemakers e Castillejo. Salemakers ha fatto un paio di partite non bene. Castillejo ha Castillejo fatto un aveva ottimo stupito secondo in tempo una settimana campionato. fa, non ha giocato neanche in Champions perché è fuori lista. Poi Krunic, Leao barra Rebic, in avanti Giroud barra Rebic, barra Ibrahimovic, che però non mi sembra ancora possa partire dall'inizio, Come, sinceramente. Ibra, come lo valutiamo quanto visto in campo? Vedo. Non dà garanzie, io sono una grande fan di Zlatan Lo so. Ibrahimovic, però insomma non mi ha entusiasmato quei minuti giocati in Lui Champions League, doveva quindi mettere minuti nelle bisogna gambe. aspettare. Minuti Sì. nelle gambe, magari adesso potrà fare un tempo, se serve il secondo tempo, però dall'inizio non credo Difficile. proprio. Col Bologna però può essere anche una gara. Da Giroud. Tutto Sì, sommato, in nella ottica sfortuna io continuo a alta dirlo, poi se classifica. vogliamo, vai, se, allora facciamo i cronisti, poi se vogliamo fare i tifosi. No, va No, dico, bene. secondo me, nella Siamo noi. terribile malasuerte del Milan è capitato, secondo me, in un momento di che non vuol dire niente, è capitato in un momento di calendario, mi pare che tra Verona, Torino e Bologna e Torino potresti svangarla anche con quelli che hai. A fatica, ma la svanghi, questo voglio dire. Sì, Se a con me tutto capita che però prima io sulla tua frase l'Inter-Juve, no. metterei due asterischi. Sulla Su? tua frase ci metterei due Ma asterischi. no, Uno ma. sulla parola sfortuna, perché Beh, ma la è suerte. stato un Beh, il ormai. Covid. No, però è stato ormai cioè tutto il periodo Un'escalation. Fioli è stato Però caratterizzato da assenze. Teo Hernandez e Brahim Diaz col Covid, Lì è Covid. lì è sfortuna A me nera. mi era capitato prima del derby, ad esempio, l'anno scorso, quando ho perso 2-1, non erano giocatori. Beh, comunque avevo meno scelta. Scrigno. Beh, non era. Cioè, beh, Skriniar, porca miseria, Però non erano stette. paragonabili a Teo No, no, Ibrahim. stette 20, beh, stette 21 giorni in Slovacchia, cioè io Uno. secondo me con Skriniar ho vinto 3-0 al ritorno, sarà un caso, però all'andata ho perso e ho perso probabilmente non certo Skriniar. per... No, beh, però insomma, Beh, era sto un'Inter dicendo, diversa, in non una era fase solo Skriniar comunque, io mi completamente. ricordo che non era Sì, solo gli altri Skriniar. erano Nainggolan, Radu, erano obiettivamente riserve Adesso più non mi ricordo, che altro. resta il fatto che comunque ho avuto meno, cioè sto dicendo una cosa che meno male se ti capita nella sfortuna in una parentesi di calendario teoricamente sulla carta abbordabile. Però L'altro se non riesci a asterisco. fare punti in queste due partite facili, sono punti che ti mancano, e Beh, col pesano come Verona tutto punti in sommato squadre con squadre Longoni sarà forti. spaventato, nel senso pronti via 2-0 Verona, Beh, però poi l'hai ripresa. no, Mblano
Ah sì, no, no, no. Pensavo dicessi no, perché tanto no, era tranquillo, no, di rimediarla. No, 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 no. Io stata... pensavo però che la rimediasse. Mi ha ricordato molto Inter Torino di un anno fa. Sì, però quando chiudi il primo tempo 2-0 Inter Torino l'anno scorso non hai proprio la gara. Vabbè, perché non hai le alternative, dici metto dentro questo, quest'altro, cambia la partita. Poi Krunic e Castiglieco hanno cambiato la partita. È l'anno del Milan? Sì. Cioè, quando tu riesci a ribaltare nelle condizioni in cui ci descriveva adesso Andrea, non è la prima volta, lasciamo stare in Europa, dove però è un'altra musica, il livello medio, il ritmo di gioco, quindi se vai con delle assenze tendenzialmente in Europa le paghi, o comunque si percepiscono, e fai fatica a sopperire ai livelli anche di ritmo che chiede Pioli al Milan, perché il Milan, se non tiene alto il ritmo, non difficilmente riesce a fare le partite che sta facendo da qualche mese ormai a questa parte. Dico che se tu riesci a prendo Milan-Verona, ma non è l'unica. L'hanno fatto anche l'anno scorso, e si diceva, ecco, infatti l'altro un avversario molto più duro mi pare la Lazio. L'altro mio asterisco era questo, che il Milan anche l'anno scorso ha dimostrato che nonostante le assenze la squadra si mantiene. Sì, allora voi ditemi chi fa 90 punti quest'anno. Io continuo a dirlo da quest'estate. C'è una squadra. La Juve. Ah, se le fa la Juve, sì, la Juve, siamo d'accordo tutti. La Juve. Chi è che fa 90 punti? La Juve. La Juve per fare 90 punti deve vincere tutte. A 90 secondo me non ci arriva nessuno. No, 90, esatto. Quanti punti ha fatto il Milan l'anno scorso, Andrea? Allora Andrea è arrivato a 12 da noi, 79. Ero in favore di Camera. Lo so io, perché è arrivato a 12 da noi, noi ne abbiamo fatti 91 e ne fatti 79. 79. Secondo me la quota scudetto quest'anno è più bassa. La Juve viene quest'anno, la Juve quest'anno da 6 vittorie consecutive. Il Milan quest'anno due punti viene da 6 vittorie consecutive e il Napoli da 8. E Milan 7 su 8. Vabbè, ho capito, però vabbè, allora va bene, sono io il favorito. No, 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 l'Inter no, lui però dice che secondo lui il Milan è il favorito. Secondo me no, certo. Secondo allora, me arriviamo tutti in fondo. Ipotizziamo che Juve-Inter pareggi. A parte se il Napoli le vince tutte. Vabbè. Ipotizziamo che Juve-Inter pareggi questa settimana. Se le vince tutte il Napoli fa anche più di 90 punti, penso. Se Juve-Inter pareggiano questa settimana e il Milan e il Napoli vince, il Napoli va a più... 12 lo so. Sulla Juventus lo so. Però devo dire che in te noto sempre un po' l'abitudine di fare la riga ogni settimana. Sì, io la riga non la faccio, è un po' ampio il... però sai Claudio, quando c'è una squadra che deve rincorrere e vede che sta vincendo tutte le partite e perde punti invece di recuperarle, psicologicamente la riga ti fa la differenza. Certo, però il Napoli è affrontato come forte vera soltanto la Juve molto rabberciata, siccome ho visto c'è un febbraio dove il Napoli ne ha, cioè c'è praticamente Napoli, Lazio, Inter, Juve, tutte le vicine. Io ritengo, ci devo aspettare febbraio ascolta io ho aspettato Carnevale, ho fatto il sorpasso, cioè non è che a febbraio, ascolta, non l'ha ordinato il medico, sorpasso al Milan. Sì, ma sei sempre stato attaccato 5 punti anche però anche 5, anzi non in questi 10. Tempi ne avevo 2 in meno ed ero praticamente quinto, adesso sono terzo. No, ma io sto dicendo, ognuno ha le sue sensazioni, io ho la sensazione di arrivo in bagarre e che alla fine ci sono Napoli e Juve lì. Io poi secondo te no, spero però di sbagliare. Claudio, quanti anni bisogna andare indietro? No, la bagarre non la vediamo da tanto. C'è la bagarre. La bagarre deve risalire. Che poteva vincere lo scudetto tre squadre. 5 maggio sicuramente erano tre squadre. All'ultimo, ma non andiamo all'ultimo, andiamo anche in una terz'ultima con tre squadre che se lo giocano. Capito, italiano è raro che accada. No, infatti anch'io, tutti gli anch'io anni dico, lo diciamo, sembra poi alla fine vanno in due. Anche io l'anno scorso ho pensato, poi la Juve ha mollato prima delle altre, ho pensato a un certo punto, ho detto qua potrebbe esserci un arrivo in volatona, dove la volatona non è l'ultima giornata, ma quell'ultima, poi la Juve è andata come è andata, si è staccata prima, il Milan alla fine, però la storia del campionato italiano, che non è solo nel decennio Juve, che ovviamente ha sempre camminato un ritmo c'è incredibile. Stato Inter-Roma, ma io proprio per stata... sì, forse Inter-Roma, però una situazione di bagarre a 5 dalla fine dove 3 o no, non c'è, no, è vero, però il non è detto rarissimo. Allora parliamoci chiaro, il non detto è che tanto il Napoli adesso appena perde una partita De Laurentiis e poi questo va da capo, allora il non detto è che il Napoli il girone di ritorno fa 6 però punti. Se vince a Roma ti stico io. No, però se invece, Napoli vince a Roma domenica invece, il non detto non c'è più, siccome c'è c'è lo stesso, siccome c'è Spalletto. Io invece ti dico che la grande svolta del Napoli, secondo me, è che arriva in bagarre le ultime giornate. E non mi sorprenderei, che fosse l'anno buono del Napoli. Allora, se l'anno buono per il Milan, non è più l'anno buono per l'Inter, non ho capito perché, ma fa niente, va bene.
va bene così. Non è l'anno buono per la Juve, perché Monblano mi dice no, sì, sei vittorie, però quattro allora, di campione. No, Monblano, allora è l'anno per Napoli. Che, allora, se, io se conosco cosa, un pochino perché... Monblano, Monblano è l'ultimo che non crede che la Juve possa sì, ancora esatto. vincere lo scudetto. Io guardo, io sarò pazzo, ma io guardo i bookmakers che raramente sbagliano, eh? Santo cielo se sbagliano. Con Leicester c'è uno che ha puntato una sterlina e adesso è il proprietario di un'isola alle Bahamas, è beato lui, no, 100 sterline va a puntare. Io però li guardo perché ultimamente noto, noto che purtroppo le quote cambiano, giustamente, di settimana in settimana, infatti sta settimana dopo Lazio-Inter, favorito il Napoli, ha preso la quota 3 e noi 3,25, va bene. La Juve, che era, hai capito all'inizio, non è mai stata la Juve ultima, anche quando era penultima, la Juve stava sempre sui 4,50, perché tutti pensavano, adesso è già addosso all'Inter. No, vabbè, adesso è a 4,50, è l'Inter che è con la sconfitta è andato a 4, però c'è il Napoli a 3,25 e il Milan a 4. Però, è l'Inter secondo che me... è aumentato di quota. Ma l'Inter non riesco. Io su questo l'Inter non essendo pratico, secondo me non poi, deve essere neanche a tre. Le cose, cioè, cioè l'Inter era favorita, l'Inter è partita un favorita. Uno che perde, sarebbe... quanti sono come i tifosi. No, vince la partita, perdi la partita, non vale più niente. Vero, uguale. Sono sempre no, perché se allora, cioè ma all'inizio Juve, dell'anno la Juve Napoli quanto era dato? Dici come la Lazio. All'inizio dell'anno il Napoli avrà avuto una quotazione basso, sarà stato no, sarà stato a 8, a 7, anche di più. Adesso è a 3, ci sta. Sì, però dico, se facevamo questo discorso all'inizio dell'anno, tu mi avresti detto le quote che invece non sbagliano mai, non danno il Napoli che non vince lo scudetto. Non ho detto che non sbagliano mai, che però sono una traccia perché non guardano all'ultima domenica. Tant'è che la dimostrazione è che quando la Juventus era penultima e c'erano le battute a scuola, dove si trova Juventus? Ah, sotto Venezia, ti ricordi? Io andavo a vedere la quota della Juve e mentre, non so, la Lazio che era partita male era finita a 21... La Juve sta sempre lì a 4,50, 4,70, 5,15. Ci sarà un motivo. È come se tu guardi Bundesliga, il Bayern fosse a meno 8, meno 10 dalla vetta adesso. Esatto. Però per l'idea, per lo scommettitore, è il Bayern. Beh, ma adesso, e siamo a ottobre. Adesso la Juve a marzo cambia. La Juve ha tre punti dall'Inter. Ma cos'ha in più il Milan della Juve? Cioè, se tu pensi infatti, che secondo me non c'è niente, sia l'anno del Milan, perché pensi che no, sia penso, penso che c'è un percorso. Questo percorso è iniziato incredibile, proprio se lo dobbiamo collocare, secondo me, proprio con, dopo il lockdown. C'è l'estate in cui riprendiamo a giocare, il Milan, a parte che fa il parziale con più punti del mini campionato, però sembra sinceramente un'altra squadra. Beh, quindi fan bene. Ma i giocatori del Milan sembrano altri giocatori rispetto a quelli che conoscevamo prima del lockdown. E allora bisogna fare devo i complimenti a, anche... alla società Elliott, perché tutto sommato non c'è bisogno di spendere, di avere la rosa di 80 milioni, perché se sei superiore già nelle parole di Monblano, io adesso chiamo Marotta e dico, ascolta, massimo offriamo 2 milioni a tutti i giocatori, perché tanto poi se imbocchiamo bene il percorso, cioè l'Atalanta in questi anni ha fatto un percorso così, spendendo poco e ottenendo tanto, perché sì, ma ragazzi, ma anche vorrebbe dire togliere dei meriti, adesso lo dico ad Andrea, perché se il Milan vince lo scudetto, dire che il Milan non ha niente meno della Juve è una roba che non si può sentire, secondo no, me è ovvio, niente meno, ma... niente meglio. Che il Milan non ha niente da invidiare alla Juve quanto a rosa, una roba no, che non si può sentire. No, no. Infatti non stavamo facendo un ragionamento costruito sull'osservazione dei giocatori, però c'è una performance individuale dove tanti giocatori del Milan a turno, ma quasi sempre in blocco, riescono ad andare oltre, quindi ad essere apparentemente in overperformance rispetto alla reputazione che hanno. In più si aggiunge un altro fattore, che il Milan spesso... sfruttato l'effetto nel sorpresa, campionato hanno giocato male italiano, due anni per poi sorprendere tutti. Nel campionato tutti italiano il Milan tante partite ti sembra essere un giocatore in più dell'avversario. Sì. Quando tu a colpo d'occhio una squadra ti sembra che stia giocando in 12 è perché funziona anche il sistema evidentemente. Ma poi, ripeto, poi io... quando si risolverà la vera questione sulle favorite del campionato, non con Inter Juve, no, cioè l'eliminazione di una delle due, ma su l'affrontare le prime difficoltà, la risposta alle difficoltà del Napoli quando perderà
se perderà una partita. Secondo me fino a gennaio noi non abbiamo idea chiara. Il Milan ha le difficoltà adesso. E lo stesso Milan. E Milan adesso le affronta. Il Milan tre mesi senza portiere. Ma non sei stato mai in difficoltà ai risultati. Caspita, è appena iniziata però. Cioè, tre mesi senza portiere è pesante. No, però dov'è la forza di Juve-Inter? Senza portiere titolare. Juve-Inter possono perdere una o due partite, ma è difficile. È successo solo alla Juve. È difficile in questo momento pronosticare che Juve-Inter possa andare in crisi di risultati. Ok? Insomma, puoi sbagliare la partita. Perché sono squadre psicologicamente composte da giocatori anche di una certa levatura. Guardate Arturo Vidal. Scusate, io cito Vidal, ma potete scegliere un altro. Vidal, che è un giocatore che sinceramente ogni tanto pensi, vabbè, è un orpello, non serve a nulla, è un ex giocatore. Ragazzi, però Vidal è un giocatore che poi quando c'è il momento di difficoltà, e ci metto Dzeko magari, ci mettiamo altri giocatori che ha l'Inter. Ragazzi, Luca, però De Vrij veniva da questo da lo dicevamo anche pessimo. L'anno scorso, Luca. L'anno scorso infatti, Milan al momento senza Ibra fa fatica, alla fine il Milan arriva secondo in campionato, sì, non, portando ma a casa risultati importanti nelle ultime partite. Quello che a me preoccupa è il problema infortuni, che non è una novità, è una costante ormai da due anni. Quest'anno, ripeto, tre mesi senza portiere, adesso ci saranno sì un paio di partite sulla carta abbordabili, però poi il portiere salta la Roma, salta l'Inter e poi non hai un dodicesimo all'altezza. Poi tanti tanti problemi, quest'anno Milan ha una rosa più lunga, ha delle alternative, al momento però non le può utilizzare, quindi questo periodo quindi, di difficoltà. Quindi se guardi la classifica dici tanta roba. Sì, ma scusa, di difficoltà è che, c'è stata una che bomba è quasi appena iniziato. Un'atomica su Milanello eppure il Milan è lì. Però secondo me ci ricordiamo poco dell'anno scorso. Vi fermo un attimo, però poi ripartiamo dopo la pubblicità. Ma Conte è un'altra cosa. Sì, sì. Allora, bentornati, intanto stiamo provando a fare ulteriore chiarezza sulla questione tamponi Teo Hernandez. Volevo fare un passo indietro sulla Juve ieri sera. Gioca male, vince di misura, quarta partita 1-0 dopo i precedenti 3-2 e Monblano non ve l'ho impregnato ovviamente di cornetti napoletani, non si può dire, la Juve è guarita, la Juve ha risolto, la Juve è rientrata. E noi becchiamo la migliore Juve possibile, perché quattro partite. L'ha detto anche Allegri. Quattro partite vinte 1-0 contro avversari differenti, più i 3-2 comunque rocamboleschi, eccetera, ti dimostrano che la Juve è una squadra che, a parte che non prende gol da quattro partite, li avrà rischiati, tutto quello che vuoi. Zero gol subiti in Champions. Quindi zero gol subiti in Champions, adesso dico, adesso esce, mette fuori il testino. 9 punti, parapapam, giro di boa come una grande d'Europa. Quindi la miglior Juve possibile, quindi se io la batto godo come inutile un negarlo. Inutile negarlo, 30 giorni fa immaginare questo Inter-Juve per la Juve era un problema. Era un problema perché eri in altalena di risultati clamorosi, beccavi gol sempre, l'Inter viveva un momento dove era partita forte e soprattutto è chissà in che condizione arriveremo, è un po' presto questo Inter-Juve, perché non ci si riesce più a ritrovare la vera Juve da qui a quello che succede tra tre settimane, invece le tre settimane o quattro che siano è cambiato il mondo da Juve, la Juve si presenta perlomeno a livello psicologico a San Siro in una condizione che sinceramente non avevamo immaginato, con le 6 vittorie consecutive, dentro queste vittorie sapevamo esserci il derby, il Chelsea, la trasferta a San Pietroburgo, la stessa Roma di Mourinho. Abbiamo degli infortuni gravi tutti nello stesso settore, cioè in attacco. È rientrato pure Arthur, l'assist man famoso, ti ricorderai, di Gajić, ed è rientrato tutto sommato dignitosamente. Oddio, ha creato una punizione dopo 3 secondi. Vedo che Monblano su Arthur... Come no? Ha fatto punizione dopo 7 secondi, l'ho vista la partita. Non è rientrato male. No, ho detto, è rientrato, ha peccato il giallo con punizione e non è rientrato male. Ti sto dicendo che stai bene, poi è già... Che il giocatore quadrato, lo vedo un valore già, quadrato tecnico, Perisic, vedo già per ora. Per ora possiamo dire che l'abbiamo intravisto, appunto, entrato nel derby. Bisogna capire se lui già messa entra mentalmente nella Juventus. Speriamo di no. Speriamo di no. Perché già mi aspetto, già avvisato Perisic, che se vede quadrato di girare al largo. Soprattutto nei pressi dell'area, perché sappiamo cosa succede. L'arbitro naturalmente lo portano loro, sai chi è? Sai chi è l'arbitro?
Mariani, vogliamo dire i precedenti di Inter, Juve, di Mariani? Che, diciamo, non mi attacco mai agli arbitri. Vogliamo dirli? Cioè, il problema è no, no, in realtà non li so. Ah, ecco. Se dici così qualcuno li trova. Te dico io, 4-4-2 con l'Inter nelle ultime 10 e 8-1-1. No, però io... Io diciamo elaboro informazioni, non cerco, sono le notizie che vengono da me. Mariani simpatizza 4-4-2. Per il Milan, però, no? Non era quello rosso nero. 4 vittorie, 4 pareggi, 2 sconfitte l'Inter, 8 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta la Juve, ma è ovvio che 10 arbitraggi vuol dire prendere 3-4 anni, anzi forse 5 anni, il periodo medio è che la Juve ha vinto l'80% delle partite nell'arco degli ultimi 5 anni e l'Inter magari il 40%, il 60%. No. Sì, ma scusa, avessero no, sorteggiato... scusate, 4-4 sono l'80% delle partite, non le perde. No, per chiarire, se no la prende... Avessero sorteggiato il Ratti, avrei detto la stessa roba. Perché a me piace, perché tutti mi scrivono, hai visto l'arbitro ogni volta, che io non me ne frega niente. Se c'è una roba che non ritengo fondamentale in una partita, e l'ho visto l'anno scorso Inter-Juve 2-0, ecco, io voglio vedere quella partita lì. Al ritorno, Gianluca su questo è sempre stato abbastanza me ne frega niente. Guarda, sai cosa vuol dire non me ne frega niente? Perché io so che se io faccio quello che devo fare, evitando magari, visto che non ho preso gol solo con lo Shakhtar, dove non l'ho neanche fatto, e solo col Genoa, perché io vado a vedere me, ma prendo gol da tutti. Questa riflessione cosa ci porta a capire sulla squadra? Cioè il fatto che la squadra continui a prendere gol. Il fatto che la squadra è perché meno in teoria l'anno scorso... No, l'anno scorso ne prendeva di più di questi tempi. Sono andato a vedere il confronto. Sì, e beh, ho capito però... Poi ha tirato giù la clava. C'è un'evoluzione, no? Della... Non lo so, io sono della scuola di Allegri, tutto sommato, perché il mio calcio spettacolo è andare in via Rosellini e rimirare l'Albo d'Oro. Quindi quando bisogna giocare bene, pim pum pam... Io però su questa cosa... Non siamo al circo. Il passaggio, vivere il passaggio Conte Simone Inzaghi come una rivoluzione. Sì, che poi giochiamo bene noi. Adesso, onestamente, no, volevo dirvi: io le partite le vedo 2 volte. Sì, teniamo il baricentro più alto, infatti ci infilano di più. Ma lo faceva anche Conte l'anno scorso e prendeva Conte i gol in partenza. No, Conte, però, sfruttava sulla questione baricentro Lukaku, mentre se tu hai Dzeko e fai il gioco che fai l'anno scorso, se Conte avesse Dzeko, un giocatore che cercava, non avrebbe cercato la profondità dei 50 metri, avrebbe portato l'Inter, cioè, Simone Inzaghi fa un'operazione intelligente, se vuole riprodurre l'Inter di Conte con Dzeko al posto di Lukaku ha un problema enorme, è un problema dietro secondo me, è un problema sì, però dietro, esatto. Ma davanti devi fare le cose che siano sì, però quello che voglio dire è negli interpreti portiere e tra i difensori centrali sono sempre quelli, in teoria più giochi insieme meglio dovrebbero funzionare. Çalhanoğlu, il tanto bistrattato Çalhanoğlu, fa maggior copertura di Eriksen, se proprio dobbiamo andarla a vedere, eppure prendi più gol. Però non hai più Hakimi. Ragazzi, altro giocatore ragazzi, che coi 50 metri davanti lo mette in condizione buona. La faccia veramente di compassione. Forse gli avversari si preoccupano so meno, questo può sai che non mi rendo simpatico, però la faccia di compassione con cui ho guardato quelli che le prime giornate, dopo se uno mi diceva no, all'Inter, Gianlu, ma l'Inter secondo me è più forte, c'ha più soluzioni di gioco, è più strutturata. Io lo guardavo come si guarda, hai capito un po'. Gli ho detto. Vabbè, però uno non è che se non la pensa come te. Più forte. Sulla carta resta. Ma ieri, ma anche la Juve. Ieri, scusa, al minuto 81. Prima era il Milan, adesso. No, calma. Io ho detto. Hai perso il 30%. Io ho detto, in quanto Luca Momblano, dico: a me sembra ci siano i prodromi per essere l'anno del Milan. E ho spiegato il perché. E poi ho detto, sulla carta, che invece ritengo un'osservazione più oggettiva, l'Inter. A meno che non perda domenica con la Juve, resta al momento la favorita, essendo la campione in carica forte. E anche tutto sommato una squadra che deve anche mai rinunciare quasi a nessuno. Ma il paragone una si faceva, che sta fisicamente, scusate, non ci siamo capiti. Io non discuto se siamo più forti di tutti in campionato, abbiamo sostituito meglio degli altri. Sì, tu dici, aspetta un io tutto. Discuto quando mi dicevano l'Inter 20-21 con Hakimi, Lukaku, Oriali, ribadisco, Oriali. Perché in una roba come Lazio-Inter, Oriali entra in campo, si fa squalificare lui per 2 mesi. Pensavo al posto di Di Marco. No, no, ti dico, purtroppo, tu non, purtroppo è così. Oriali, Conte, Hakimi, Lukaku, persi, come fai a essere più forte con Dumfries, che è un giocatore che vale 12, tutti mi dicono, ma tu, che vale 12, costa 12 milioni di euro, può migliorare, ma è quel giocatore lì. No, perché mi hanno detto, ma sai che Dumfries tutto sommato scavalla come Hakimi?
ma scavalli te probabilmente al di là del banco con la sambuca. Gli ho risposto: Dzeko, che è il mio idolo, il professore, io sono pregno di Dzeko. Sono giocatore quelli non può fare 30 gol. No, ma è come la Juve, che mi dicono, scusa, è come la Juve, no? Ieri al minuto 81 di Manchester-Atalanta, qualcuno si è reso conto che cosa è successo al minuto 81? Gol di Ronaldo. Si è reso conto, è stato su all'81 e all'84 era ancora su così di testa. E poi mentre la schiacciata il gioco lì. Era già ripreso. No, dopo che l'ha schiacciato è stato su così, 4 minuti. No, voglio dire, mi dicono, no, beh, ma Ronaldo lega. Lega, probabilmente. Lega. Ronaldo e compagni. Ieri è stato il giorno di Bonucci che ha detto giocavamo per Cristiano Ronaldo, oggi invece è arrivata la bordata di Giorgio Chiellini. La leggiamo dopo la pubblicità, sì, piccola pausa. Vorrei che la leggessimo testuale. Parla male di tutti questi. Grazie. Da oggi c'è una novità espressamente dedicata a te. Colorata come piace a te. Risparmi due volte sulla macchinetta subito e sulle capsule. Disponibile su tuttocialde.it o nei negozi Tuttocialde. Caffè Agostani, espressamente a casa tua, come al bar. Acquistudio Vestadio, con il concorso Gioca Caffè Agostani, puoi vincere una macchinetta e 80 capsule di Caffè Agostani. Kilocal ama la tua vita. Kilocal preso dopo i pasti aiuta a controllare il peso, favorisce il metabolismo di grassi e zuccheri. Kilocal, oggi anche drenante e depurante, in farmacia. Su tutte le ultime notizie della tua squadra del cuore. Bentornati. Allora, dicevamo, Ronaldo invocato da Rossi. Uno sai cosa ha detto? Leggi tutto. Monblano ha detto leggilo testuale. No, non ho detto leggi tutto. Cosa vorresti dire? Leggi il testuale, non so. No, allora devo dire la verità. Io so perché lui dice leggilo tutto, perché il titolo tanti hanno fatto sarebbe stato meglio che andasse via prima. In realtà è una forzatura, perché cioè, o meglio, è una distorsione della realtà, perché Chiellini non è che ha detto sarebbe stato ottima meglio far partire Ronaldo prima. Siamo a Juve Chan. No, non è Juve Chan, noi siamo figli della verità. Leggiamolo. Ma figli della verità, ma non è vero che li ha lasciati nella menta? Ma scusa, non è vero, non farmi dar ragione alla Goitom, che sai che è... Allora, il mio punto però, di riferimento Gianluca, quando no, parleremo dei però due tu che sei un grande esperto di comunicazione, quando uno scrive un titolo così sarebbe che... stato meglio se fosse andato via prima. Cosa pensi? Penso che non ne potevano più. Penso che si riferisse invece a quello che spieghi tu, giustamente, penso quello che lui dice lo pensi. Chiellini. Allora penso che lui lo pensi, e che tra le righe Chiellini è anche uno dei pochi giocatori laureati, penso che abbia fatto di tutto per fare capire questa cosa senza dirla. Penso che sia la verità. Beh, però non è quello che dice. Lui dice è andato via gli ultimi giorni di mercato, sì, sarebbe stato meglio andare via prima, perché allora, questo ha detto anche sostanzialmente no, che no, ma detto così sembra detto sarebbe anche, stato meglio che fosse andato via un anno fa. Ha detto che andando via così tardi è stato anche uno shock il io fatto che lui sia andato via, che la Juve l'ha pagato nelle prime due di io non l'ho capita così, ho capito. Ma se tu adesso stai andando ce lo legge Natali. Perché lui sta andando oltre, sarebbe meglio che non fosse neanche arrivato. Cioè, gli anti-romaldisti, io discuto spesso. Tu l'hai detto. Io discuto spesso. Ho detto che leggere il titolo sarebbe stato meglio se fosse andato via prima. Uno pensa sarebbe stato meglio se fosse andato via due anni fa. Ma chi lo pensa? Non vedevamo l'ora che se ne andasse. Io ho capito che si riferiva a quest'anno. No, ma come fai a dire? Ma uno che ti risolve 30 gol e ti fa vincere ogni volta il premio Scudetto e teoricamente il premio Champions, poi esce lì. Ma teoricamente, scusa, quando Ronaldo passa dal Real Madrid alla Juve, quanti noi dicono, stavolta se vanno in finale di nuovo hanno un'arma in più. Non ci sono mai andati, va bene, ma con la storia dopo va bene. Io non sentiamo, ho mai la, pensato, frase, sentiamo la frase. Allora, è andato via il 28 agosto. Sicuramente per noi sarebbe stato meglio fosse andato via prima per prepararci. Leggiamo dalla Gazzetta. È un qualcosa che abbiamo pagato. Difficile da metabolizzare? No, però uno shock te lo crea. Lo abbiamo pagato in termini di punti nelle prime partite. Sarebbe stato meglio se fosse andato via il 1 agosto. Avremmo avuto tempo per organizzarci. Non si sarebbe pensato solo a quello. Saremmo arrivati al campionato più pronti. Ma io mi chiedo, se ne parlava già da tutta estate della
possibile addio di CR7, perché impreparati? Non lo sapeva la dirigenza che l'intenzione di Cristiano Ronaldo era di andare via? Non guardava la Top Calcio. Lui parla dell'aspetto calcistico. Ho capito, appunto, l'aspetto calcistico. Contorno, quindi lui fa un riferimento anche di un'idea di costruzione di squadra che sai Ronaldo, essendo molto impegnativo e molto pregnante. Ma chi costruisce la squadra? Dice, devi anche pensare a una squadra che sappia giocare per Ronaldo. Però Luca, chi è che costruisce la squadra? La dirigenza? Secondo te la dirigenza non Allegri. Aveva in mente? O Allegri non aveva già in mente l'idea di lavorare e pensa di pensare a un piano B? Cioè noi ragazzi a 3 giorni da Udine Sì, ma non è stata una doccia fredda, eh? Udine? No, l'addio di Ronaldo. No, non è stata una doccia fredda perché tu lavori con me. Cosa vuol dire? No, scusami. Chiellini magari qualcosa poteva intuire. No, ve lo dico io. Io sono esterna, però era... Il 24 di agosto la squadra capisce... Oh, questo, va via. Questo va via. Mm. Sì. E non l'avevano intuito prima? Prima! Se parliamo di fine campionato di Pirlo, quasi sì. Ti salva anche ma la prima, no. Scusa, quasi ti salva anche la partita. Nathalie, su questo però ha ragione. Ludinese. Tu ti auguri, anche se lo capisci, lo sai, tu ti auguri buono, che Mendes girava in tutta Europa, alla fine prendesse porte in faccia da chiunque. Questo è riuscito a stai passare. Stai parlando di Cristiano Ronaldo, ho però capito, e di Mendes. Però c'è stato un momento, tant'è che lui è passato dal City allo United nel giro di mezz'ora, cioè che è una roba... No, ma io su questo sono d'accordo. E ti dirò di più, che se io fossi Chiellini, che ho 37 anni... Tutto sommato, se resta Ronaldo, io ho più probabilità di vincere un altro campionato, secondo me. Secondo me, lui, a differenza di altri, Kulusevski, Dybala, limitati dallo strapotere, ma io sono Chiellini, ormai vado verso la pensione. Mi fa anche comodo se mi resta qua uno che mi fa 30 gol. Onestamente. Anche un bel parafulmine se le cose non vanno. Perché noi abbiamo capito per la prima volta che l'anno scorso la Juve non ha vinto nemmeno lo scudetto con Ronaldo. Cioè, ci siamo svegliati di colpo, abbiamo detto, oddio. Perché era per la Champions, poi hai calato l'obiettivo e hai detto, vabbè, vincerà anche lo stesso campionato. Poi improvviso, ma io non ho vinto più neanche il campionato. Però quest'anno, secondo me, se ci fosse ancora Ronaldo... Allora, guarda, prendi me, sono l'avversario. Io, domenica sera, sono contento di affrontare la Juve senza Ronaldo. Come magari lui sarà contento di affrontarla senza Lukaku. Cioè, onestamente, per l'avversario, Ronaldo... Chiediglielo a quelli dell'Atalanta ieri. Invece per i compagni, non so perché... Per i compagni devi saperci stare con Ronaldo. Ti fa vincere. Ti fa vincere, però per esempio Chiellini dice lui aveva bisogno di una squadra costruita. Però per sta parlando lui. Del campo. Sì, del campo sto parlando. Dico. Ma ti fa vincere la Champions? No. Ma qui, no, come però, ti dicevo, scusami, siamo nel momento... non ti ha fatto vincere neanche il campionato. In cui rischi di non vincere il campionato. Appunto, quindi, secondo dico, me quest'anno... Quest'anno, prima dicevamo, i marcatori della Juve quest'anno. Ogni partita segna uno diverso. E noi tutti contenti, come da me, no? Per ora va bene Lukaku, così. Che bello. Per ora va bene così, dice Monblanc. Per ora, perché arrivo da queste sei questo risultati. Sono di Bonucci. Invece questo è il discorso di Bonucci, sì. di ieri, Ronaldo ha fatto una scelta che abbiamo rispettato, l'anno scorso la squadra giocava per lui, adesso il gruppo deve ritrovare quello spirito Juve che c'era prima del suo arrivo e il giusto per la fatica. Il gusto, credo il che gusto, sia il scusami. Gusto, Nathalie, cioè bisogna anche una certa età, sì, rendersi fare una visita. Lui dice abbiamo ritrovato anche un'umiltà che c'era mancata. Ma, non so se è riferito ma più è uno a Ronaldo, agli allenatori, è tornato Allegri... Cioè, la calma, il cortomuso. Stiamo ancora aspettando Bonucci, noi. Ogni volta che apre bocca offende qualcuno. Beh, però Chiellini più o meno è andato in linea al sì, compagno. Sì, però Chiellini con... è più colto di Bonucci, perdonami. Cioè, più guarda, mi spiace dire. Non sarà più simpatico, ma è più nettamente. Quattro spanne culturalmente superiore. Io dico, una cosa, una cosa che può sembrare strana, ma di cui sono tutto sommato convinto. Per quello che ha fatto la Juve fin qui quest'anno, è presto per dire la Juve guarita, per quello che è la Juve, cioè una squadra che deve per forza lottare per il primo posto, poi puoi anche non vincerlo, ma non esiste che a 10 partite dalla fine del campionato non sei lì, è una squadra che deve cercare di stare, ma non dico sempre, ma può sbagliare una stagione ogni tanto, nelle 8 d'Europa, per ora, poi se arrivano 20 arabi in Europa, cambieremo le 8 e diventeranno 28. Detto questo... È presto per dirlo, allora noi non abbiamo dimenticato le sofferenze che abbiamo patito, noi con lo Spezia 6 partite fa, visto che sono dato che sono 6 vittorie vado lì, la prima di questa sequenza, siamo a mezzo metro dal 3-1. Sì, sì è vero.
Salvataggio sulla linea. Locatelli. Sì. Mezzo metro a 3-1. Ok, quindi poi sappiamo... Te lo ricordi bene. Sappiamo che con orgoglio abbiamo strappato alcuni 1-0 e altri li abbiamo presi invece proprio di slancio. Tipo quello nel derby dove aveva fatto secondo tempo. Dov'è che voglio arrivare? Secondo me, Bonucci e Chiellini oggi sono due giocatori che nel rivendicare ci mettono dentro anche una forza ottenuta da quell'europeo che hanno fatto. Cioè, non so se mi spiego, se noi facciamo finta che non ci sia l'europeo, non c'è. C'è la fine del campionato scorso con Bologna e gol di Faraoni al San Paolo. La Juve che festeggia come se avesse vinto lo scudetto. Che ha vinto l'Inter, no, completiamo. No, ma no, gli Juventini no. Allora, se scendevi giù a Torino non trovavi neanche i negozi, cioè non c'era nessuno, neanche sui tram. Però in campo sì. Però il giorno del quarto posto... Ma la Juve non festeggia neanche gli scudetti, però la squadra non sa neanche quanti sono, ma non li conta invece, bene. E invece guai a rivedere le immagini dei festeggiamenti della squadra. La squadra sente pesantemente quell'obiettivo. Bonucci e Chiellini, che sono ovviamente coinvolti nei due anni problematici di Sarri e di Pirlo, oggi starebbero più schisci nelle dichiarazioni, starebbero molto più cauti, molto no, è presto, è un percorso, non è la colpa di Pirlo. Oggi loro due invece vivono uno status totalmente ringalluzzito, ma giustamente, totalmente anche di orgoglio tale, di posizione col grande europeo che hanno fatto, per cui loro l'annata prima non l'hanno cancellata con le quattro vittorie. Anche lui. Loro l'hanno cancellata con l'europeo, loro due. Per cui oggi arrivano e ti spiegano la vita. Oggi arrivano e ti spiegano la vita. Loro due perché loro... Ragazzi, loro due. Scusa, abbiamo assistito a una tribuna... Cioè, alla fine il ragionamento qual è? Il ragionamento è... Bonucci e Chiellini sono più consapevoli? No, secondo me Bonucci e Chiellini oggi si spingono anche un po' oltre. Leader del gruppo, perché sono tornati a essere leader, non perché è andato via Ronaldo, che non era un leader della Juve, erano comunque loro. Cioè, stessi Bonucci e Chiellini... Alcuni problemi avrebbero potuto adoperarsi per sistemarli anche sì, prima. Leader, però, ci hanno provato e ci sono riusciti. Oggi i problemi non stanno risolvendo loro, li sta risolvendo Allegri in parte, ma è presto per sbilanciarsi e dire abbiamo ritrovato l'umiltà. Senti, io te lo dico, arriviamo a marzo dove dice Allegri, poi parliamo di quello la vince che o la perdi, dai, che ci interessa. Lui poi è specialista lì nella parte. Dai, su, la vinciamo le partite. No, volevo chiederti in vista Inter che cosa ci aspettiamo, formazione. Dybala, se convocato, comunque non sarà un titolare di questa partita. Lo dico perché c'è stata tutta questa narrazione Dybala con l'Inter, ma Dybala con l'Inter non può giocare titolare, non fa l'allenamento col gruppo da 18 giorni. Se anche sta benissimo, può venire in panchina, una risorsa. Anche perché poi viene Samuel a vedere la giocano partita. Danilo negli spogliatoi esce in là. Danilo e Cuadrado hanno riposato. Più volte Dybala con l'Inter non mi è Danilo, sembrato Danilo e Cuadrado sono stati panchinati. Non avevamo i giocatori giusti. La fascia destra titolare della Juve è quella, è Danilo e Cuadrado, giocano loro. Sì. Cuadrado c'è. Sì. Devo avvisare Perisic. Sì. Avvisalo perché sì, Perisic c'è anche nel giorno del 3-2. Che ha condizionato poi la gara del Napoli il giorno dopo, quella grande rimonta della Juve. Uno dei duelli fu proprio Perisic Cuadrado, perché Cuadrado quella fu la prima partita che giocò terzino destro in cui in carriera alla ci Juve. Ci sono stati episodi lì arbitrali, no? Ci fu. C'è stato Calvarese, no? Ci fu. Che c'entra Calvarese? Calvarese, scusa, chiedi il 3-2, non c'era Calvarese. C'è il 3-2 dell'anno scorso, cioè Martinelli non c'era ha mangiato per una settimana. C'è Orsato, non è stato Calvarese l'anno scorso. Il 3-2 che dico io è quello. No, ma tu hai cancellato l'ultimo. Il 3-2 è quello dell'albergo di Napoli. Sì, e ma Perisic sì, ma chi Cuadrado. Se ne frega, parliamo della roba di quest'anno. Hai parlato di Perisic Cuadrado, certo, un duello ormai di lunghissimo corso. Certo, perché corso. Tu senza quel 3-2 lì in Champions non ci sei. Senza quella roba lì di Perisic Cuadrado, tu non sei in Champions, non obblighi il Milan a vivere una settimana. Mi ricordo che insultavano mai quelli del Milan, ma dovevate cosa se gli danno un gol? Cioè, noi l'abbiamo giocata. Lui penso stia parlando di quel di Piano. Due partite sì, parlando, io sto parlando dell'ultima. Perisic Cuadrado. Io sto parlando dell'ultima. A me interessa. Sì, ma se tu dici Perisic Cuadrado. A tutti viene in mente Calvarese, non quella roba. Non capiscono che tu stai parlando di quella parola. Orsato viene in mente Perisic Cuadrado. È una sfida tattica, sì, ho capito, ma lui la ricorda come Pjanic. No, Orsato probabilmente viene in mente per Pjanic e Rafinha, perché c'è sempre qualcosa che ti viene in mente. Vabbè, quindi, comunque, Dybala in panchina, Morata gioca. Titolare, sì. Con Chiesa. Sì. E vediamo, e poi vediamo.
E Kulusevski, no? No, Kulusevski non gioca. E chi gioca allora? Chi è il terzo? Il terzo è Berna. Bernardeschi. Perché me lo dice soddisfatto? No, Allegri non retrocede di un passo su Bernardeschi. C'è sempre il posto per Berna in questa fase della stagione. E finché non torna Dybala, la Juve non cambia assetto di gioco. Con Dybala, per provare a avere una pericolosità offensiva superiore, dovrà cercare di trovare una mediazione tra la fase offensiva che la Juve sta cercando e questa fase difensiva che, potendo, firmiamo per averla tutto l'anno. E su Chiesa noi chi ci mettiamo? Skriniar, eh? Sono due partite che lo sta facendo giocare da sinistra Allegri. Eh sì, quindi va nell'incrocio Skriniar-Darmian. Però secondo me... perché non penso che... Io giocherei Chiesa su Bastoni e non su Skriniar. Adesso mi spieghi perché, dopo la pubblicità. Può essere un'idea. Continua la nostra riunione di redazione, prima di tornare su Inter-Juve vedo Longoni sono che tornato. No, è un bel caos questa storia del tampone. Allora, innanzitutto hanno fatto il tampone Teo Hernandez, innanzitutto il Milan comunicazioni ufficiali non ne dà, se non quando un giocatore è positivo e quando il giocatore diventa negativo, si è negativizzato. Quindi siamo a livello di indiscrezioni, non una comunicazione ufficiale. Però risulta che abbiano fatto il tampone Teo Hernandez, anche Brahim, anche se Brahim non è ancora nei 10 giorni, però l'ha voluto fare per capire se era positivo oppure no. Almeno per il tampone fatto, l'ultimo, positivi entrambi, ci potrebbe essere però un altro tampone. Dopodiché lui era appunto positivo il 12 sera, quindi oggi è il decimo giorno. Brahim Diaz invece il 14 sera, dobbiamo aspettare ancora qualche giorno. Detto questo, stiamo cercando di capire, anche tra colleghi nessuno ha una risposta definitiva, da un punto di vista, diciamo così, extra calcio, il professor Clerici, che ringraziamo, mi dice che se lui è positivo ancora al tampone del decimo giorno, deve aspettare almeno 5 giorni, non 7. Deve aspettare 5 giorni, non prima, e poi può, se ancora positivo, uno ogni 48 ore, quindi aspettare altri 2 giorni. Questo è un cittadino normale. Questo lui mi dice anche Teo Hernandez, però non so se il calciatore ha un protocollo diverso. È difficile, però può essere. No, il cittadino normale sì, però mi sembra... E se deve aspettare, poi voi direte, vabbè, cosa capirai? Se sono 5 giorni e non 7, innanzitutto lui martedì può fare il tampone e per la gara di domenica 31 c'è. Se deve aspettare 7 giorni, significa che avrà poi un allenamento e per la gara con la Roma non c'è. Quindi ricordiamo che c'è anche l'incontro, c'è una differenza importante, c'è oltretutto martedì il Torino. Quindi le partite sono tante in mezzo. Eh sì. No, dico, l'importante è che non ti arrivino al derby, che non li hai. No, c'è anche la Roma, prima. A Roma, però domenica. Che la Juve ha tre partite in 6 giorni. Cioè, tu devi recuperarli domenica, tutti, mercoledì, tu devi recuperarli tutti entro il 7 novembre. Cioè, chiaro, prima, però entro il 7 novembre. No, ma anche prima, cioè il 31 c'è la Roma a Roma, è una gara importantissima. No, Monblano invece diceva, lo metto su Bastoni perché senti che in questo momento è un ragazzo in difficoltà. Ma chi? Bastoni. No, perché Chiesa in questa fase... Un passo diverso, anche rispetto a Skriniar, però forse da quella parte Chiesa può andare, può avere... Lui, secondo me, quando gioca a destra ha la doppia giocata meno leggibile, perché mentre quando arriva a sinistra lui tende a venire dentro il destro e per mettere la palla, o più probabilmente per tirare, e lì si creano dei muraglioni, li abbiamo già visti già nelle scorse due partite. Invece quando attacca da destra, o da centrodestra, Chiesa può prenderti sia su un fianco, andare sul fondo, o comunque entrare dal lato corto e lui lì è pericolosissimo, oppure rientrare e tirare col sinistro dove lui calcia bene. E Bastoni, che oltretutto non vive un grande momento, secondo me in questo momento potrebbe andare lì. Mentre al contrario Morata, quando sfila via e viene a aiutare il gioco, ieri ha fatto due assist stupendi, mentre non ha mai tirato se non una volta da 20 metri, si trova molto più a suo agio quando viene a sinistra. Io li dividerei così: Morata, se devo mandarlo da Skriniar, per esempio, aiutato dai centrocampisti e da Alexandro per creare superiorità numerica da quella parte, e Chiesa dalla parte di Bastoni. Questo la sto immaginando in questo momento. Bastoni è anche più veloce di Skriniar, cioè potrebbe invece riscattarsi bene Bastoni. Sì, però sui 5, sui 3 passi. Ha una difesa tendenzialmente statica, cioè non sono giocatori di velocità, ma più di posizione, che
può sì, essere un vantaggio. Il più veloce dei tre, diciamo, il meno lento, se preferisce Bastoni. Sì, no, però nel senso, non è detto che tu avere tre velocisti stai meglio che avere tre bravi nella posizione. Io so che l'anno scorso a un certo punto ho smesso, prendevo 5 gol di qua, 4 gol di là con la Fiorentina, cioè mi ricordo che era un incubo. Improvvisamente sono stati gli stessi tre, no? Hanno tirato giù la Saraceli, uscito Colaro. No, penso che c'è stato anche una condotta del centrocampo, insomma, diversa, insomma, cioè io credo che devi anche proteggere. Uscito anche Vidal. Cioè la Juve è forte, ragazzi. Cioè la Juve, noi continuiamo a pensare che sia una squadretta. Ma c'è la Noglu? Sì o no, Juve? Sì, perché no? Sì. No, tu mi guardi come se avessi fatto una domanda fuori dall'universo, però dato che nelle ultime due gare ha giocato Gagliardini. Beh, Gagliardini è subentrato, però. No, ma prima scusami, in campionato ha giocato Gagliardini. Sì, poi adesso ha giocato Vidal. E adesso ha giocato Vidal. Allora, secondo me, guarda, adesso ti spiazzo completamente, il titolare lì. Sì. Io continuo a menarla, cioè, ma questo. No, non mi spiace. Sai che io sono un erexenista. Ma io lo condivido. Sai che io sono un erexenista. L'altro giorno ho fatto 40 minuti di telefonata con Piero Volpi. Perché non ho questa roba di dissenso? Non ti arrendo. No. Dove lui mi dice, Gianluca, però, delle 48 partite che lui ha saltato, tu me ne devi levare 38. Scusami, ti confesso una cosa, anch'io, io quest'anno l'ho comprato. Senso. No, lui dice. Per dirti, no, che. Sì. È una cosa che. Me ne devi condivido levare con 12, te, però lui mi dice, ne devi levare dobbiamo 12. Anche arrenderci 12 certo perché punto. Sono traumatici, non sono muscolari, cioè lui sostiene che l'ultimo, la scarpata contro scarpa, è traumatico e quindi non lo devo mettere nel novero dei muscolari, mi dice Piero. Gli ho detto, Piero, ho capito, ma io ti faccio i freddi numeri, 43 giocate, adesso 44 per quei pochi minuti, perché io le altre non è che sono giocate 90 e 48 saltate. Allora, se tu mi dici, disegnami, ma non te lo dico io, te lo diceva Conte all'inizio due anni fa, l'Inter, Barella, Brozovic, Sensi. Poi ci siamo messi a discutere su Eriksen, poi non c'è più Eriksen, allora c'è. Cioè, alla fine c'è la Noglu, lì è la terza scelta. Cioè, adesso non è che voglio. Anzi, ti dirò di più, che se sta bene Vidal, per tutta la carriera che ha, potrebbe essere pure la quarta. Però non hai più Eriksen e Sensi ce l'hai? Per esempio, tu giureresti che Sensi è in grado adesso di farne 90? No. Ovviamente io no. No. E quindi ti per dico. Per questo che dico, a un certo punto bisogna. Allora, bisogna vedere come sta. È ovvio che va a giocare Vidal con la Juve. Io penso che giochi Vidal, onestamente. Ma certo che gioca Vidal. Io penso che possa giocare Vidal. Beh, sicuramente. Ha giocato anche settimana, eh. È vero che l'anno scorso ha segnato. Però poi Vidal te ne fa una bene, una male. Cioè, non lo so se questa. Non hai grandi alternative in questo momento. Vabbè, ma adesso capisco. Ah, cioè, quindi c'è la Noglu è diventato out. State dicendo voi, c'è la Noglu che rientra da un infortunio, mi sembra un'alternativa valida, no? Sì, ma non è un infortunio incredibile. Però parte dalla panchina, per come anche ha giocato. Sì, ma la domanda, Andrea, ma io stavamo dicendo, tu, io ho detto, io li metterei Sensi. Allora, ti dico, se sta bene, io sorprendo tutti e parto con Sensi. Però rischio oggi. Ma porca miseria, ma per rischio. Ci ha fatto 40 minuti partita. Il dottore, ma tranquillizzato. Ha fatto una mezza partita. Cioè, tu devi sfruttare la verve di Vidal che è in un momento positivo. Cioè, è talmente una gara, mi sembra delicata, che è meglio Vidal andare. Vidal Allegri. Ah, Vidal Allegri, scintille. Già l'anno scorso, nonostante non c'è grazie, ha fatto il gol, anche avete visto le scene, grande amore di Vidal con Chiellini, c'era Pirlo in panchina che comunque. Sì, sì, infatti speriamo che baci. Con Allegri. Speriamo che gli baci lo scudetto. Ah, no, non c'è più lo scudetto. Vabbè, gli baci qualcosa. Con Allegri, se segna gliela indica pure, eh. Ti bacio e poi ti. Ah, avrebbe proprio così qualcuno. Siamo tra Vidal e Allegri. Cioè, se fa gol va in panchina, ma nella panchina. No, ad abbracciarlo. A digli, è per te. Se non è per te, prenditelo questo. E mi piacerebbe sta scena qua, per quanto io abbia simpatia per Allegri. E io per Vidal. Però se Vidal, fa ancora debole, gol. Questa è solo ma un, sì, ma un debole, normale, è un debole normale. Di vecchia data per Arturo, che non è lo stesso però giocatore. Però se Vidal fa ancora gol con la Juve, lo dico prima, lascerò la trasmissione, vado a fare una capriola sull'ultima panda là in fondo. Poi però mi venite a prendere. Davanti. Resto lì un anziano bloccato sul cofano. Non della gioca Correa, giusto? No. Speriamo. Ma davanti è Dzeko Lautaro, ragazzi, dai, davanti è Dzeko. Perché speriamo? In realtà il Correa è un giocatore che noi possiamo soffrire. Beh, ma dopo caratteristiche, anche poi so che non è un buon però io credo quando tu giochi Bonucci, De Ligt, Chiellini, Bonucci, qualunque scegli delle tre coppie,
due giocatori che danno più punto di riferimento, chiaro. Beh, entrano, come Dzeko e Lautaro sono meglio per noi. Correa, un pareggione non ne parliamo più, siete d'accordo tu? Dai, dai. Monblano firma, Rossi no, io firmo. Dai, dai, pareggione non ci mettiamo più. Facciamo un bel pareggione. Anche perché occhio, guarda, abbiamo visto. No, ah, Bologna. Facciamo un pareggione a Bologna e il Napoli che perde a Roma, ma non per altro, perché così si riapre tutta la bagarre. Io dico questo, pari? Vogliamo fare pari? Fate pari. Facciamo pari. Io faccio solo notare una cosa. Se non fosse pari sapete già come finisce. Quindi prendetemi il pari. Quindi l'Inter sicuramente non vince, dice. No, ma dico, è bello la striscia è quella. Cos'è preso? Che è? Cosa? Preso. Cosa, pari? Ti piace il pareggio? No, ho preso la dichiarazione. Se non finisce pari vinciamo noi. Ho preso. Io non sono per lui, è uno che si mette in gioco, insomma, da questo punto di vista. Io mi sono messo in gioco per tutto l'anno, l'anno scorso. E potrebbe mettersi in gioco Insigne a Milano? Eh sì, perché è stato avvistato nella sede nerazzurra l'agente di Lorenzo Insigne. Pesacane. Sale qualcuno. Pesacane. Tutti i giorni all'Inter sale qualcuno all'12° piano. È salito Di Marco. Poi si sono aperte le porte e hanno detto non c'è in realtà perché era no. Adesso è salito Pisacane per via dei cattivi rapporti tra Aurelio De Laurentiis. Io vorrei che salisse soltanto una persona lì, Zhang. Bravo. Siccome il 28 settembre ci sarebbe, lo dico così come azionisti, no? L'assemblea dei soci. No, ho detto del settembre, c'ho il fuso orario della Cina. E siccome il 28 ottobre abbiamo l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci del bilancio, sarebbe carino che Steven Zhang presenziasse, invece sarà connesso col 56K da Nike e gli è rimasto quello. Adesso non hanno loro un grande servizio internet. Ho capito, ma hanno ridotto il costo. Vabbè, ma l'Insigne che ci dici? Insigne è solo se parte Lautaro. Io l'ho sempre detto. Ma per te Lautaro parte? No, parte se arriva al centesimo. Quindi non è uno scenario così improbabile. Però sono due giocatori diversi. Beh, ho capito, ma però a parte alla fine Insigne è una roba. Nell'Inter può fare solo la seconda punta. Insigne non penso faccia firmare, il terzino sinistro. Esatto. Però lui è un esterno. Insigne può firmare per l'Inter da gennaio. Quindi a me di preoccuparmi febbraio. Due giorni dopo, due giorni di Inter-Juve. Se l'anno prossimo l'Inter avrà Insigne, onestamente non mi interessa, reputo lo scenario possibile se parte Lautaro, spero non parta Lautaro e quindi che lo scenario sia impossibile. Ci sono tanti altri temi perché c'è Donnarumma che pare, ci diciamo Monblano ormai gli abbiano detto tu sei la riserva. No, a lui non gli hanno detto. Spiegato la Natali però No, a lui non hanno detto nulla, come ha dici, detto tu siamo che solo all'inizio, si sta tranquillo che lui è titolare. Sì. C'è Parigi Icardi, non c'è una ecco, infatti, Parigi, quindi un po' di nubi sopra Parigi. No, ragazzi, però io dei teenager mi rifiuto di parlare. Allora io lo dico, se stasera c'è la pagina di Cioè, di questa Ricchi, Cina Rodriguez. No, cioè, se c'è Cina Suarez. Che anche Suarez con Eugenia. Suarez. Va bene, ne parlerete stasera, dobbiamo fermarci, si continua tra poco su Top Calcio qui. Top Calcio.